ancora voglia, le firme che fa assolutamente. No, io ho finito i primi 80 anni. Questo serve anche un po', non è che voglio insegnare niente a nessuno, tanto meno ai giovani che secondo me rappresentano il futuro nostro, che speriamo che sia meglio di questo, perché se no. Quando Carlo Pedersoli, quando parla con Bud Spencer, perché questo è il succo del titolo, c'è una lotta tremenda fra lui per quello che era e Bud Spencer ha fatto diventare Bud Spencer, altre cose. E voglio dire con questo che i valori acquisiti con lo sport sono i valori essenziali che ti portano tutta la vita dietro, anche se non arrivi, adesso chi arriva secondo è un cretino, no? Con la nuova mentalità, bisogna solamente vincere. Invece partecipare e fare sport significa lottare con se stessi, capire molte cose, imparare a perdere, essere orgoglioso di vincere, sono tutte cose che nella vita poi ti restano. Quando invece nasce Bud Spencer, che è stato creato da voi, dal pubblico, c'è qualche cosa di diverso completamente da quello che prima Carlo Pedersoli. Carlo Pedersoli ha fatto parecchie cose, per cui due Olimpiadi, 10 anni campione d'Italia, centravanti della nazionale, campione del mondo di pallanuoto. Io non sono campione del mondo, ma ho fatto parte di questa nazionale per 4 anni. E questi sono valori che ognuno di noi poi, e ognuno di voi anche, ha una squadra, ha uno sport che predilige, no? Tutto questo uno lo segue per tutta la vita, sia nel bene che nel male. Quando invece capita che un pubblico ti erge un personaggio come Bud Spencer, essere popolare, ringraziando a Dio tutto il mondo, come tu sai, ci abbiamo pure le lettere da Russia, dal Giappone, Slovenia. Slovenia, ecco. Tutta Jugoslavia. E allora è qualcosa che è nato dopo, che è venuto dopo e appartiene al pubblico, quindi sono molto felice di essere qua e condividere con voi questi momenti che sono sempre belli. Non solo, mi fa pure ricordare una cosa adesso, questa faccenda del Giappone. Più o meno due anni fa, sono stato a Hong Kong a fare un documentario sul cinema d'azione, d'arti marziali però, nel quale c'erano tanti ospiti. Ogni volta che finivo un'intervista con uno di questi personaggi di Hong Kong che hanno lavorato a suo tempo con Bruce Lee, eccetera, ma così per divertimento mio dicevo, ma conosci attori italiani? Perché ero curioso di sapere quello che loro conoscessero di noi. Usciva sempre fuori soltanto il nome suo, Bud Spencer. Beh, ma io ho fatto un botto. No, aspetta, poi viene il bello. Uno di questi. Bruce Lee, ho fatto botto. Uno di questi che si chiama Gordon Liu, che ha fatto Kill Bill con cioè il maestro di Uma Thurman. All'epoca, parliamo quindi del 73-74, ha fatto lo stuntman in Pietro di Hong Kong e quindi poi è diventato una superstar. Quindi poi alla fine se uno va a guardare le facce che uno esporta nel mondo, purtroppo oggi un pochettino ci mancano, per dire la verità, non è che manchino i bravi attori italiani, mancano però quegli attori o comunque quei personaggi, perché lui non vuole, dice che non è un attore, e quindi ci mancano proprio le facce esportabili, internazionali, che il pubblico di tutto il mondo riconosce immediatamente. Jackie Chan è venuto in Italia nel 95 e mi ha chiesto di Bud Spencer e Terence Hill che fine avevano fatto, era uscito in quel periodo di Morte di Natale, conosceva solo loro perché mi ha raccontato che quei suoi stuntmen, quando si sono inventati il Kung Fu comico che poi hanno lanciato nel mondo, loro si riunivano al pomeriggio nell'ufficio suo e mettevano fra le altre cose le comiche di Buster Keaton e Charlie Chaplin per le gag, le acrobazie eccetera, e poi mettevano i film suoi per vedere, per studiare una maniera di rinnovare un genere che ovviamente nella sua dimensione, quella serie violenta, era morto con Bruce Lee. Quindi in un certo senso Bud, volente o nolente, probabilmente senza volerlo, tutto è andato un po' così solente. Ha fatto un po' da spartiacque fra il modo di concepire l'azione al cinema, un certo tipo di cinema, come era prima e come oggi. No, ci siamo inventati il western comico che ci hanno copiato gli americani dopo. Mel Brooks è fatto dopo. Ah, si mette giorno e mezzo di fuoco. Una cosa l'abbiamo fatta un po' meglio. Beh, direi che se ne è accorto pure il Time. Quando è stato? Pochi anni fa ha pubblicato un sondaggio in cui Bud era l'attore italiano più noto al mondo. Io abbiamo una nota. Sì. È così. Hai seminato.
è successo. Sei stato precoce. Nel discorso di prima era preciso, no? Perché del, cioè, il successo nello sport te lo dà il cronometro, giusto? Il cronometro oppure come gioco, perché sono pure giochi senza cronometro. Eh già, però è tuo, un successo indiscutibilmente oggettivo. Non lo è. Invece l'altro no, l'altro te lo dà il pubblico. E molta gente si crede di essere chissà che, sostanzialmente. Il giorno che il pubblico gli gira le spalle. Niente, appena dice quel panzone, perché prima c'era una panza, quel panzone non mi piace più, sei finito. Non puoi basare la vita. Invece quando hai fatto due Olimpiadi... È una cosa che infatti due Olimpiadi sono partite due lauree universitarie che non ho finito. Già, anni 50. Sì, ma io voglio sapere te, se uno di da me, io sono arrivato molto. No, un discorso semplicissimo. Preferisci diventare un giorno avvocato o andare in Australia a fare Olimpiadi? Beh, Australia, insomma, è più divertente. Subito, tutta la vita, sì, però sono da. Ma che te frega tanto? E tu non mi hai insegnato una volta tanti anni fa. Poi preferisci. Mi hai detto che mi insegnavi. Poi stavo scritto chimica. In chimica non mi piace. Preferire diventare un chimico o andare a Helsinki in Finlandia a fare Olimpiadi? Finlandia, pure a guardare le Olimpiadi. L'abbiamo fatto in treno il viaggio. È però una se cosa. Sei andato in treno in Finlandia? No. Non si arriva mai. Tipo il treno del dottor Zivago, no? Mi ricordo a Helsinki come si diceva, c'era un finlandese, sempre si dice terapeutare. Perché il film non l'hai mai fatta questa? No, perché terapeutare non capisce nessuno. A Napoli magari si assomiglia, facciamo sì, una di Napoli. Napoli è roba mia. Tu sei parte europeo e parte brasiliano. Beh, i brasiliani sono napoletani felici. Però una cosa me la devi far capire a me. Io ho scritto il libro con te, ma quella non l'ho capita. Sì. Tu certe volte dici che Bard viene dalla birra. Sì. Certe altre da Bocciolo, perché rispecchia il tuo fisico. Eh sì, proprio sono Bocciolo. Allora è Bocciolo. Appena nato. È Bocciolo. Ma poi è Bocciolo, è meglio che, sei, che viene la birra, che non me la manco una lira. Per dire che è la birra. Io questo non lo volevo scrivere. Però... Non lo scrivi... Infatti non c'è, c'è scritto Bocciolo. Vabbè, e Spencer invece viene da Spencer Spencer. Da Spencer Spencer. Che era un disco di dottore. Io devo fare un film. Quello devo fare. Se tu se mi piace, la birra non mi piace, ma io sto facendo anche film. E ancora non sei a te? Succede, no. No. Sono un personaggio. Poi non parlo con il Bigno, se vuoi comincio a parlare adesso. Con tutto colto come facevi Non c'è due senza quattro? No, io lo faccio. Però c'è nell'altro ego mio, che mi navi. Sai cos'è il Birignano nel lingua italiana? No. Qualcuno che cadenza, come sto dicendo adesso, la nostra lingua. Che se posso sentire? Io ho fatto la guarda sai, non ho fatto l'accademia, quindi non so. Non si parla. Però lavorare con il Manno Urmi ti avrà dato una certa fiducia. Nel senso che sarai stupito all'inizio magari che ti ha chiamato, però poi dopo lavorandoci il Manno Urmi vuoi. Il Manno Urmi c'era nemmeno il curione. Manco, niente. La sera mi diceva davanti a 50 cinesi, perché c'erano solo cinesi, i quali, essendo tutti padroni di ristoranti o lavoravano in ristoranti cinesi, parlavano il cinese e basta. E allora gli diceva, dite voi i numeri, e gli dicevano i numeri in cinese. E quindi dopo, alla fine, un giorno non gli ho risposto. Mi sono fatto dire una frase da loro, e ho detto una frase in cinese, ha bloccato tutto il mano, mi dice, che hai detto? E come ho detto? Sto parlando con questi, capito? Erano 50 cinesi che non hanno mai parlato. E il film è visto che è venuto fuori. Però. Senti,